Le sanzioni elevate da autovelox non omologati, come quello che in via di Sotto a Pescara è stato l'incubo di tantissimi automobilisti multati per aver superato il limite di velocità imposto di 30 km orari, sono illegittime. A stabilirlo è stata la Cassazione, che di fatto ha dato ragione ai gruppi di opposizione in Consiglio Comunale che più volte avevano attaccato l'amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Carlo Masci e che oggi tornano a puntare il dito contro il governo cittadino a meno di 2 mesi dalle elezioni. La mancata omologazione era esattamente il punto sul quale abbiamo chiesto alla giunta Masci di fermarsi, ha commentato il Partito Democratico, nella coalizione a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra per le comunali di Pescara dell'8 e del 9 giugno, Carlo Costantini, che al TG8 dichiara: in questi 5 anni c'è stato un accanimento drammatico. Mi pare di aver letto che per quest'anno o per l'anno scorso ci sia una previsione di accertato per violazione del codice della strada superiore a 20 milioni di euro. Pescara la prima città d'Italia per chilometri di strada in termini di sanzioni comminate ai suoi cittadini. Io non sono convinto che i pescaresi siano i peggiori automobilisti. C'è stato un accanimento, uno strumento utile per la prevenzione e per l'educazione al rispetto delle norme del codice della strada, si è trasformato in uno strumento di vessazione per mettere le mani nelle tasche dei pescaresi e magari utilizzarle per gli sprechi di Viale Marconi. I cittadini dovranno, se potranno ancora, fare ricorso, far valere i propri diritti davanti all'autorità giudiziaria. Non so se sarà possibile per via di Sotto, perché si tratta di episodi abbastanza risalenti nel tempo, però anche i semafori trappola di più recente istituzione presentano dei profili di illegittimità clamorosi. Tra l'altro questa degli autovelox, dei T-Red, è una tematica che è entrata anche nella sua campagna elettorale. Ma non poteva essere altrimenti, perché i T-Red e i controlli sui semafori hanno un senso ed hanno una funzione. Ci sono incroci particolarmente pericolosi che, grazie all'installazione di telecamere, hanno segnato nel tempo una riduzione della sinistrosità. Ma sono interventi che si fanno in un'ottica di prevenzione e soprattutto con la prospettiva di ridurre gli introiti, perché se tu edichi al rispetto del codice della strada, progressivamente riduci gli introiti delle sanzioni. Anche quest'anno invece loro hanno previsto un incremento. Questo evidentemente dimostra che loro è un obiettivo strategico, vogliono mettere le mani nelle tasche dei pescaresi. Se diventasse lei sindaco, quindi questi T-Red, questi autovelox, che fine farebbero? Farebbero la fine che meritano. Io lascerei esclusivamente T-Red lì dove è assolutamente necessario che restino, perché penalizzare e sanzionare un automobilista perché un centimetro del suo pneumatico tocca la striscia bianca che definisce l'area dell'incrocio, credo che sia un'ingiustizia. Il tema fondamentale è che le violazioni del codice della strada che vanno perseguite sono altre. Oggi l'automobilista pescarese è impazzito, non è più nella condizione di capire come deve comportarsi di fronte a questo groviglio di telecamere.